è un medico di 64 anni, 64enne, è stato arrestato perché faceva violenza sessuale sulle sue pazienti. Il fatto è che è stato accertato che alcuni anni fa questo stesso medico era stato condannato per gli stessi motivi, capito? È un medico. E quella del medico rientra nelle professioni dei cosiddetti toccatori di professione. Siete in pochi a sapere, vero, che esistono le professioni dei toccatori di professione. È coiffeur, è parrucchiere, il barbiere è un toccatore di professione, è massaggiatore, è un toccatore di professione, è così. Anche il medico poi è un toccatore di professione per eccellenza. Noi parliamo del medico ginecologo, sapete? Il medico ginecologo è, mi pare che in certi paesi arabi, mi scuso se mi sbaglio, mi scuso potrei sbagliarmi perché io ho quasi 82 anni, capito? Potrei anche sbagliare. In certi paesi arabi non ci sono i ginecologi maschi, ci sono le ginecologhe femmine. Voi lo capite il motivo, vero? In certi paesi arabi, in questo caso la donna araba viene toccata nella sua intimità da una donna. Beh, insomma, allora questo medico qua si vede che è un toccatore di professione, no? Perché ti palpa, e il medico ti può palpare, ma c'è un limite a tutto. E si vede che tante delle sue pazienti sono state palpate male, cosa volete che vi dica? La donna lo capisce, la donna, le donne sono essere senzienti come noi maschi, e la donna lo capisce se viene palpata bene o palpata male, è una questione di deontologia professionale. Quando uno si laurea in medicina e chirurgia impara a palpare, a tastare il polso della situazione, e una donna se ne accorge. Se un palpatore esce dal seminato, e questo medico 64enne, già condannato in precedenza, si vede che palpava uscendo dal seminato. Chissà mai dove avrà toccato, perché qua si parla di violenze sessuali. Io non me ne invento mica le notizie. Io ipotesi non fingo, sapete, la notizia qua è scritta, è scritta. Però gli inquirenti che l'hanno arrestato hanno avuto il lavoro agevolato perché spucciando, hanno visto che lo stesso medico, attualmente 64enne, nel passato aveva avuto una condanna sempre per gli stessi motivi, per essere uscito dal seminato, capito? Peccato che l'articolo non dica come svolgeva la professione questo medico, cioè in che cosa consistevano le violenze sessuali. Beh, violenze sessuali ci sono state, sì, certo, ma dove le portava le mani? Dove le avrà mai portate le mani questo medico? E come? Dove e come? Capito? Domande. Alle quali io posso rispondere solo con la mia fantasia. Io di fantasia ce n'ho tanta, sapete? Questa è la mia ultima opera, guardate, Marinaio delle Antille. E si capisce subito che è un romanzo storico ambientato nel Terzo Reich, perché c'è la stella di David da una parte e dall'altra la croce uncinata. È un romanzo storico, ma è anche un thriller, eh? Questo è il modo migliore di regalargli una strenna natalizia. Un'opera scritta da Serafino Massoni, che è questo signore qua. Questa è la nota bio-bibliografica scritta da Irene Piras, che lavora nella redazione della casa editrice,
Leonida Edizioni, Leonida Edizioni, che ha già pubblicato 2 anni fa la mia opera storico-mitologica, La stirpe del serpente, e che fra 1 o 2 anni, se io non muoio, pubblicherà un altro mio romanzo intitolato Le rose del Vaticano. Va bene, caro medico 64enne, caro medico 64enne. Eh sì, sei un palpatore, un toccatore di professione, ma ci sono dei limiti, ci sono dei limiti a te, caro medico di base 64enne, e a tutti voi, e tanti cari saluti dalla stirpe del dal Marinaio delle Antille, sempre ricordandovi che io ipotesi non fingo e che la notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video.